Buongiorno a tutti da Gioia Emilia Romagna. Questa mattina andiamo qui a Cesenatico in via Cartesio 1B. Andiamo da Gran Parrucchieri Bio Salone e andiamo a conoscere Angelo, il proprietario del negozio. Adesso entriamo, Ciao Angelo! Buongiorno! Ciao Gianluca! Ciao, buongiorno! Allora, stamattina siamo venuti da voi perché avete aperto da poco questo bel salone di parrucchieri, esatto, che sappiamo che è la tua passione, fare, esatto, il parrucchiere. Noi due. Che l'avevi accantonata per un po' di tempo. È ripresa da poco e hai aperto questo salone bellissimo qui, che siamo vicino a Gatteo Mare, però è la zona, è la parte di qua dalla stazione è Cesenatico. Perché... Sì, perché Viale delle Nazioni fa da confine tra Gatteo e Cesenatico. Però siamo vicino a Viale delle Nazioni a Gatteo. Esatto. Allora, ci racconti un po' da quanti anni facevi il parrucchiere? Perché... Cosa che è partita in passato, ci sono state varie esperienze, poi sono state accantonate e adesso diciamo che il sogno l'abbiamo ripreso e fatto ripartire con il mio collaboratore che è Gianluca. Gianluca, ciao Gianluca! Buongiorno! Che è una persona di grandissima esperienza, ecco. Probabilmente anche più di me, sicuramente. Va bene, bello questo, anche più di te, che dice così. Bisogna dire le cose per quelle che sono. Sono venuta anche perché, vedendoti sei nei gruppi dove seguo, sì, anche io, ho visto che pubblicizzi anche i prodotti che usi, che sono di questa ditta. Che a me mi ha incuriosito, diciamo così, vedere che pubblicizzi questi prodotti della Triskel, che è una ditta che fa prodotti naturali. Ce la vuoi un po' raccontare, esatto, te? Perché dopo spieghiamo che è anche una ditta di Modena, quindi sì, della nostra Emilia Romagna. Ecco, vai! Esatto, allora, praticamente è un'azienda del territorio locale, perché comunque nasce a Modena. Ha una diffusione, diciamo, nella zona Emilia-Romagna e la caratteristica della loro azienda è che usano nella maggior parte dei loro prodotti comunque componenti il più naturale possibile, quindi la chimica è ridotta veramente al minimo indispensabile. Certo. I prodotti sono tutti senza petrolati e senza SLE, quindi non danno assolutamente problemi di allergie o di reazione, nonché non sono testati sugli animali. Ecco che è importante, non testati sugli, esatto, animali, perché mi ha attirato molto questo. Il catalogo, ecco, di presentazione dei prodotti comunque lo dichiara che allora, sono dov'è proprio che lo... non testati su animali. Facciamo vedere. Ecco. Allora. Facciamo vedere il catalogo. Io stamattina ho telefonato a Modena. Bene, ho telefonato. Quindi l'azienda madre. Bravo, e mi ha risposto il titolare in persona, Andrea De Col. Uh-huh. E abbiamo fatto una chiacchierata e lui mai fa che non sono testati sugli animali, che la ditta è di Modena e che ha la rivendita comunque qui in zona, in Emilia Romagna, a parte Firenze, che comunque Firenze è qui, è la Toscana, esatto, comunque è una ditta italiana e ha la rivendita soprattutto qui in zona, che diciamo sono Cesena, Bologna, Sassuolo, Reggio, Parma e Modena, quindi da lavoro proprio sul territorio. Ok, mi vuoi fare qualcosa? Io ho i capelli lunghi, scegli te cosa mi vuoi fare, facciamo una piega, quello che vuoi te, utilizzando i nostri prodotti. Prego, vieni. Vai. Allora, ragazzi, siamo qui. Adesso Angelo e Gianluca mi fanno una pettinatura, una piega, e poi ci raccontano anche bene i prodotti che usano e tutto quello che volete. Quindi, vai, allora mi cavo gli orecchini. Yes. Vai, facciamo parlare un po' Gianluca. Certo. Dai Gianluca, raccontaci invece te, prima di tutto, da quanti anni vi conoscete? Adesso. È un'esperienza che è partita proprio così. No, perché avete un feeling che... No, ci siamo trovati subito in armonia. Non, come lui, io praticamente ho fatto una selezione per il personale. Ecco, raccontaci. Fra le varie proposte che ho ricevuto, dopo aver fatto le varie interviste per conoscere le persone,
Gianluca è la persona che secondo me è più affine alla, anche alla mia persona, quindi riusciamo a interagire, ad avere un buon feeling. Perché è importante lavorare insieme, esatto. Perché poi alla fine qui lavorate insieme. Cioè essere il classico rapporto padrone dipendente, io preferisco un rapporto alla pari, che siamo dei collaboratori. Certo. E allora Gianluca, te invece la passione, da quanti anni fai il parrucchiere? Racconta. Faccio il parrucchiere, sono 33 anni, perché io ho studiato scenografia, no, ho fatto mosaico, quindi ero praticamente diretto all'arte. Fare il parrucchiere. Poi è successo che per caso sono andato ad aiutare una mia amica in un negozio a Ravenna negli anni 80, perché era rimasta senza personale, e ho detto per un po' ti vengo ad aiutare io. Anche se non so fare niente, però almeno stare per terra, mettere su qualcosa. Hai fatto la gavetta. Il ragazzo di bottega. E da lì ho capito che l'arte è un'arte, il parrucchiere, perché certo che è un'arte. Allora, quando ho scoperto l'arte nel mestiere, mi sono buttato. E così. E così è andato. E te invece? Vieni dietro, così ti vedo, okay, i telespettatori. Intanto che... Allora, io ho una formazione, diciamo, più tecnica, perché nasco come geometra. Quindi qui abbiamo un tecnico e un artista, esatto. Quindi io direi che è perfetto. Per cui come geometra, dopo ho fatto vari percorsi, perché comunque mi sono dato anch'io un po' come Gianluca all'arte, perché ho fatto una scuola per stilisti, scuola per parrucchieri, scuola per truccatori, quindi diciamo che la bellezza l'ho vista a 360 gradi, e questo è quello che più mi attira, mi piace rendere belle le donne e vedere che sono contente e soprattutto soddisfatte del lavoro che noi gli facciamo. Sì, perché noi donne... E comunque facciamo bene anche gli uomini. Esatto, quindi, sì, c'è anche unisex. Sì, non solo... perché l'uomo è ultimamente anche lui... L'uomo sta venendo su molto più curato di una volta, diciamo così. Sì, sicuramente, specie le nuove generazioni curano molto il loro look, la loro immagine, per cui è giusto avere un angolo anche dedicato per gli uomini. Certo, vieni, vai Gianluca. È molto bello come capello, però richiede una gran cura, sì, non può essere abbandonata a se stesso. Adesso, infatti, però controlla, vai, un po' di doppie punte forse le ho. Quattro dita sarebbero da togliere. Allora, facciamo che oggi mi fai una piega, poi un altro giorno vengo, esatto, e me li spunti, esatto, così gli diamo, prima dell'estate gli diamo una liberata, una ringiovanita. Che prodotti che usate? Quindi raccontaci, abbiamo, perché così facciamo, certo, capire alla gente e alle donne, soprattutto anche agli uomini, perché se si fanno capire il perché del biosalone. Perché del biosalone, perché bisogna venire a farsi i capelli. Allora, il biosalone nasce per una idea che, in cui comunque credo, cioè... Vieni dietro, così ti, sì, vedono, certo. Vieni dietro a lui, ah, così ti vedono, se no, no, ecco, così, allora, almeno ti vedono. Nasce da un'idea in cui praticamente credo molto, ovvero che si può essere belli anche salvaguardando l'ambiente e la natura. Ho fatto questa scelta di prodotti, come dicevamo prima, quasi tutti naturali, con pochissima chimica, perché purtroppo è inevitabile che un pochino di chimica ci deve essere per forza. Magari poi col tempo, magari esatto, la tecnologia avanza, arriverà anche ad avere zero chimica, ecco, assolutamente. Però intanto è già un buon inizio. Esatto, già avere comunque un abbattimento notevole del discorso chimico già non è poco. Certo. Per cui, come dicevamo prima, usiamo prodotti che hanno delle materie prime, innanzitutto di altissima qualità, e appunto zero chimica. Il colore, abbiamo la possibilità di avere due tipi di colore. Abbiamo il colore classico, quello che tutte le donne sono abituate a vedere dal loro parrucchiere, che è il tubo classico in crema. Quello lì praticamente in questa azienda ha il vantaggio di essere a bassissimo contenuto di ammoniaca. Quindi non sentirai quell'odore classico di tinta. 3%. Esatto, solo il 3%. È il più naturale che c'è. Come dicevo prima, non sentirai il classico odore di ammoniaca che si sente sempre quando si fa la tinta. Sì, perché no, da quando andavo io non me la facevo, ma quando sei nel salone senti sempre questo odore di ammoniaca, di acido. Okay. Qui no, okay. Infatti è solo il 3%, quindi proprio
non diciamo zero, ma siamo vicinissimi allo zero. Okay. Dopodiché questa azienda presenta un prodotto molto innovativo che adesso ti... Ecco, facciamolo vedere, guarda, te guarda la telecamera e fai vedere. Certo, che è questo prodotto qui che si chiama Natural Life. Praticamente presentano una gamma di colori, ok, che vanno un po' a riprendere, per spiegare in maniera terra-terra possono comprese capire un po' tutti. Okay. Praticamente va a riprendere un po' il concetto del vecchio Enné. Quindi una colorazione assolutamente naturale che viene fatta con basi in polvere, a cui viene aggiunta dell'acqua e degli oli essenziali, e questi qui vanno a coprirti il tuo capello, quindi a colorarlo come se fosse una tinta classica, diciamo, certo, senza però avere tutti i problemi dell'aggressione chimica di una tinta a base ammoniacale. E come vedi, ha la possibilità di avere varie tonalità. Facciamo vedere bene. Ah, proprio quasi, dai, tutte le tonalità. Sì, va incontro alla maggior parte delle possibilità. Sì. Possiamo lavorare. I colori sono tutti miscelabili tra loro, quindi si può tranquillamente creare il colore ad hoc per la cliente. Certo. E il bello di questa colorazione è che praticamente non dà nessun tipo di reazione, quindi anche la donna particolarmente sensibile, o magari, che si dice sempre che nel momento della gravidanza, ecco, bravo, infatti te lo sto chiedendo, è da evitare la tinta, con questo colore non dovremmo avere problemi. Dico non dovremmo perché giustamente poi ogni donna è un mondo a parte, quindi, per cui quindi sì, infatti, perché dopo magari ci sono certe, diciamo, persone che al 99% non abbiamo problemi. Poi ti ripeto, se ci sono delle patologie particolari lì, purtroppo va bene. Ok, e questo è il mondo del colore, alla tipologia, esatto, del capello. Voi potete dare anche un consiglio, certamente, diciamo così. Noi abbiamo una gamma di prodotti che comunque vanno incontro al capello grasso, al capello con forfora, al capello particolarmente fine che ha bisogno di essere volumizzato. Quindi andiamo incontro a tutte le esigenze che può avere la donna, dal trattamento post colore, quindi shampoo e balsamo che vanno praticamente a conservare e ravvivare il pigmento colorato. Ah sì, perché se uno si colora i capelli comunque deve... Esatto, bisogna anche, diciamo, conservarlo. I prodotti del finish, che praticamente sarebbe la definizione finale dell'acconciatura, quindi ciò che è il discorso, diciamo, lacche, per intenderci. Okay. Ecco, l'azienda usa anche qui, diciamo, per vedere, una lacca ecologica. Perfetto. Praticamente anche qui le lacche ecologiche, quindi però certo, i prodotti sono di altissima qualità, assolutamente, nulla da invidiare a tanti altri grossi marchi che conosciamo tutti in altri saloni, per cui il vantaggio, appunto, è un prodotto ecologico, quindi rispettiamo anche l'ambiente. Perfetto. Da quanto è che avete aperto? Perché io ti dico, io esattamente ti ho visto da 2 settimane su Facebook. Allora, qui sul territorio è una new entry, perché comunque abbiamo aperto il 4 di marzo. Quindi non abbiamo neanche fatto ancora un mese. Ecco, clienti. Vai, dicelo di da dietro, fatti vedere, lui è birichino, perché si nasconde dietro le telecamere, guardatelo quel birichino lì, allora, lì fatti vedere. Una cosa importante per le nostre clienti, Per andare incontro alle esigenze, che sappiamo che le donne sono lavoratrici, mamme, casalinghe, più che anche più ne metta, noi il lunedì pomeriggio siamo aperti, signore. No! Sì. Il lunedì, infatti io non riesco a capire perché il lunedì il parrucchiere, le estetiste sono chiusi, ditemi il motivo. Sono mode di una volta, del tipo che tutti una volta andavano il sabato a farsi belli. Quindi passata la domenica, il lunedì non è che c'era tanto bisogno di... Perché quindi lunedì non bisognava essere belli? Poi c'è, allora su questo c'è anche una storiella divertente perché il lunedì, perché è una curiosità che mi sono andata a informare e l'ho trovata in un libro. Allora, circa nel 1400, nella città di Firenze... Andiamo indietro! Esatto, andiamo indietro. Viene scoperto un cadavere.
Ostra, questo è ok, qui stiamo parlando di Gisfaldi, di esatto. Ok. Allora, viene scoperto questo cadavere. Le indagini iniziano per capire chi sia stato l'omicida. Ah, certo. E fatalità o sfortuna, chiamiamola come vogliamo, si scopre che è un parrucchiere. No, un parrucchiere. Esatto. E quindi cos'è la festa? Esatto, perché tra l'altro la vittima, che ho dimenticato di dire, è stata ritrovata proprio di lunedì. Allora, dal di lì, in senso un po' di scaramanzia, i parrucchieri cosa hanno detto? Il lunedì stiamo chiusi! Per non lasciarci in mano! Esatto! Vabbè, però dai ragazzi! È una storiellina così, sì, dai! Che fa un po' ridere, comunque lunedì si può venire a fare dal 1400, certamente, dal però... 1400 ormai lui non c'è più! No! Allora, lui in giro dal 1400 non c'è più, quindi lunedì possiamo riniziare! Esatto, allora per... proprio perché capelli. Comunque bellino, le... i ritmi di vita li sappiamo tutti com'è e non sempre le nostre mamme hanno il sabato per andare dal parrucchiere, anzi forse il sabato è il giorno che magari più impegnativo, ecco. Allora abbiamo deciso, teniamo il lunedì pomeriggio, così lunedì mandiamo i bambini a scuola, ste donne sono libere e vengono a rilassarsi. Non diventerà più una tortura domenica, oh, domani è lunedì, no, domani è lunedì, no, esatto, lunedì pomeriggio vi aspettiamo. Già, il parrucchiere, che bello, esatto. Diventa anche un giorno di festa, lo facciamo diventare un giorno di festa il lunedì. Dopo la... mi piace questo, quindi. cambiamo un po' le cose. Te le sto poi pinzando perché così si raffreddano, non ci stanno di più. Sì. Quando la punta si rompe, in fondo, il capello si comincia a aprire. Sì. Certo. Quindi come se tu ti fai un buco nella caviglia per nella calza di nylon, dopo un po' la riga ce l'hai, la coscia, capito? Il capello fa la stessa cosa. Quindi se non ha la punta ben sigillata, dopo un po' si comincia ad aprire e a spezzare. Quindi arriva un punto che il capello non ti cresce neanche più. Sì. Perché prima di crescere si spezza. Tagliare un pochino le punte, sì. Due dita, tre dita di punta, e poi dare una scalata in modo da mantenere la lunghezza, però... Che differenza c'è tra scalare e sfilare? Che io non ho mai capito. Scalare è... praticamente io ti dico, ti mantengo la lunghezza, okay. Però scalandoli in obliquo, qua ho capelli più corti e qua li ho più lunghi. Che fa più volume così. Certo, okay. Perché la radice è meno pesante. Okay. La sfilatura ti toglie quantità di capelli. Quindi è come se io da qui in giù ti comincio a levare dei capelli e mi rimangono meno capelli qui. Facciamolo vedere bene che qua i prodotti non sono, dov'è? È qui il coniglietto. Eccolo qua, il conigliolo. Ok, ci parli della cheratina, esatto. Ci spieghi bene, allora, che cos'è, perché prima trattamento... lui mi aveva detto che dovrei fare un trattamento alla cheratina, esatto. Che cos'è? La cheratina praticamente, come ha spiegato Luca, va a ricompattare il nostro capello. Noi abbiamo due tipi di trattamento, abbiamo il trattamento lisciante, praticamente per chi ha il capello riccio ti permette di avere quel bel liscio perfetto che tante donne desiderano. Ok, invece a me piace riccio, esatto. Faccio il contrario. Oppure possiamo fare un trattamento filler che andiamo praticamente a ricompattare il nostro capello, quindi a rigenerarlo. La nostra cheratina, sempre in linea con la nostra filosofia. Ok. Perfetto,
facciamolo vedere bene, facciamo passare, ok, vai. La vostra allora, cheratina ha dei principi naturali molto attivi naturalmente e contiene sia aloe vera che iperico selvatico, quindi praticamente va a modificare la struttura del capello in caso del trattamento lisciante senza danneggiarlo, quindi rispettare al massimo quello che è la struttura della nostra fibra capillare. Certo, certo. Mamma mia che bei boccoli che ho! Adesso cosa fai? Ah, ci dai là? Gli diamo un po' di lacca ecologica. Oh, lacca ecologica. Senza gas, senza resina. Ma a me non mi riconosce più nessuno dopo quando esco. Sono riconosci... Mamma mia che bei boccoloni. E adesso non ti faccio uscire certo così. Ma no, io ne volevo. Lo so, però la prima comunione l'abbiamo già fatta. Ah, ok. Quindi wow. Vedi. Mamma mia. Senti anche sta lacca, toccati i capelli. Sembra che hai la lacca. No, è morbidissima, è leggera. Anche i capelli mi sembrano più leggeri, sì. Così. No, i prodotti, guarda, sono eccezionali. Voilà! Beh, il fiore me lo rimetti però, il fiore, certo. Di gioia Emilia Romagna, me lo devi rimettere. Tieni dove lo metto. Ah, io l'attacco così, dove capita, capita. Ragazzi, avete visto che bei capelli che abbiamo? Dai, venite qui vicino a me, facciamo vedere come siamo stati bravi. Facciamo vedere come sono stati bravi. Allora, Angelo, esatto. Gianluca, vi aspettano qui in via Cartesio 1B. Cesenatico, vicino a Viale delle Nazioni. Avete anche la pagina Facebook, esatto. Che si chiama Green Parrucchieri Bio Salone. Vi aspettano tutti i giorni, anche il lunedì pomeriggio. Ciao, okay. A tutti da Gioia Emilia Romagna. Ciao.